Più spinta, più rigidità, più esplosività, ma senza perdere la fascettità d'uso. Questa è la meta di un conto 2023. E adesso cominciamo dalla scheda tecnica. Forma rotonda, struttura 100% carbonio, balanza da 25,5 a 26 a seconda del peso. Peso test 3,71 con tutti i pesi, 3,59 senza pesi. Faccia carbon aluminized Chute 1, nucleo Evasoft Performance, profilo 38 mm. Gli diamo due dati in esclusiva, rigidità 62, una rigidità media ma più alta rispetto alla versione 2022, e un'inerzia di 156 punti. Senza pesi l'inerzia è di 151 punti. Le tecnologie principali sono ovviamente Weight and Balance System, cioè i 6 pesi che vanno a regolare il peso e il bilanciamento della pala, la struttura ottagonale più i suoi rinforzi che permettono di avere maggiore stabilità. Nonostante Adidas dichiari che la versione 2023 abbia la stessa struttura della versione 2022, la Metabon Control 3.2 in campo cambia radicalmente. In fase di interdizione difensiva non perde la sua facilità, lo sweet spot resta davvero ampio e anche alzare il globo, nonostante questa nuova punta di rigidità, resta davvero molto facile. E anche se veniamo attaccati, la pala si muove bene e l'uscita anzi risulta migliorata rispetto alla versione 2022. In fase offensiva la sua nuova anima dà davvero il meglio di sé, la pala sosta meno sul telaio, quindi permette di avere maggiore uscita ma sempre con facilità. Vivola, bandeca e Sbash saranno aggressivi, rapidi, veloci e permetteranno di dare tanta tolleranza, quindi si può spingere davvero con facilità.